Cari amici, ben ritrovati all'angolo del gossip. Oggi parliamo di Isola dei Famosi, in partenza a quanto pare il prossimo 11 marzo con doppio appuntamento settimanale, sempre su Canale 5. Quali sono le novità di questa edizione? Sicuramente un cambio di conduzione dopo 5 anni in cui abbiamo visto al timone Alessia Marcuzzi. In questa edizione ci sarà Ilary Blasi, la quale avrebbe gradito avere al suo fianco come inviato l'inviato storico Alvin, ma lui stesso attraverso i social fa sapere che è felice dell'esperienza fatta, ma ora preferisce fare altro. Quindi a sostituire Alvin sono stati fatti altri nomi come Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros, come Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, ma pare abbia rifiutato, e attualmente il nome più accreditato è quello di Eleonore Casalegno. Per quanto riguarda invece gli opinionisti, abbiamo una conferma che è quella di Iva Zanicchi dopo un ballottaggio con Marisa Laurito. Si è fatto il nome anche di Teoma Muccari, di Elettra Lamborghini, che pare essere ancora in trattativa, di un due di picche da parte di Tina Cipollari, la quale avrebbe preferito rimanere fedele ai programmi di Maria De Filippi. E nelle ultime settimane si sta anche tanto parlando di Zorzi, che all'interno della casa del Grande Fratello VIP si è particolarmente contraddistinto per la sua eloquacità, intelligenza, verve, simpatia. Non a caso sta facendo questo programma nel programma, Late Show, visibile su Mediaset Extra durante la diretta, il quale pare avere degli ascolti altissimi, e noi pensiamo sia in qualche modo un modo per testare le capacità di questo ragazzo da parte dei vertici Mediaset. Quindi non è escluso Zorzi. E per quanto riguarda i concorrenti, si sono fatti tanti nomi come Paola Gascogne, Brando Giorgi, Vera Gemma, Valentina Persia, Fariba, la mamma della Salemi, Ubaldo Zanzo, Clemente Russo, insomma. Ci sono ancora tanti nomi possibili e pochi certi. E nei giorni scorsi, invece, per entrare un po' più in quelle che sono state le polemiche, abbiamo visto una Floriana Secondi a Pomeriggio 5 arrabbiatissima contro Giovanni Ciacci. Era da 3 anni che si stava preparando per fare questa esperienza, invece dice di essere stata scartata per favorire quest'ultimo, il quale però non ha confermato. Ci sono anche parecchi rumors intorno alla partecipazione di Elisa Isoardi, data praticamente come concorrente certa, la quale dopo 18 anni di Rai sembra abbia firmato un contratto con Mediaset secondo il quale lei non solo parteciperebbe come concorrente all'Isola dei Famosi, ma le sarebbe anche garantito subito dopo la conduzione di un programma su Rete 4 o Canale 5. Una piccola news che riguarda invece l'edizione, vi posso dire che ci sarà l'introduzione di un'isola dei parassiti, almeno questo è quello che si sta dicendo qui nelle ultime ore, dove ci saranno dei guardiani che verranno via via sostituiti e che hanno proprio il compito di sorvegliare i concorrenti che arrivano, i concorrenti eliminati, perché quest'isola sarà un po' sostitutiva di Playa Desnuda. E tra l'altro questi guardiani dovranno provvedere a procacciarsi il cibo da soli. Insomma, sicuramente tante novità, un'edizione che mi auguro piacevole e interessante. Per ora è tutto, vi auguro buon San Valentino, lo auguro a tutti gli innamorati, vi do un bacio e ci vediamo domenica prossima. Ciao!